Signore e signori, buonasera dal Telemar Sport Center, dove va in scena la 13ª e ultima giornata di ritorno del campionato regionale di Serie C, dove quest'oggi la Regas affronterà tra le mura amiche la compagine del Pallavolo Meduna. La coppia Gattimolo-Biondi decide di partire con Scaccia al palleggio, in diagonale con Speggiorin, Vallotte e Gottardo attaccanti di posto 4, De Carli e Di Felice al centro e Tofanin libero. Parte fortissimo il Torri con il turno al servizio di Gottardo e si porta su un perentorio 8-0. Dopo il primo punto di Meduna si scatena a Vallotto per un eloquente 16-2. Vaghi e Di Felice allungano fino al 23-7. Tenta una timida reazione il Meduna, ma Vallotto chiude i conti sul 25-15. Secondo set parte un po' meglio il Meduna, ma con Vallotto e Speggiorin il Torri passa avanti sul 5-4. Con De Carli al servizio inizia un break importante che porta fino al 15-10. Senza tante preoccupazioni, Gottardo e Zanguio chiudono il set sul 25-14. Show di Vallotto ad inizio terzo set per un iniziale 7-2. Barbieri e De Carli firmano il break decisivo del set fino al 17-5. Ancora Barbieri e Gottardo chiudono il terzo set senza storia sul 25-9. E dal Telemar Sport Center è tutto e l'appuntamento è per giovedì 14 maggio per il primo match dei playoff ancora in casa contro il Rossano.